Ciao ragazzi, benvenuti a questo video recapone di Lucca Comics and Games 2022. Vi facciamo vedere un po' come abbiamo vissuto noi il festival e cosa abbiamo acquistato quest'anno. Edizione che ha rivisto i grandi numeri di quelle pre-Covid, quindi tanta gente, tante code, e ho visto insomma lamentele ovviamente soprattutto obbligatorie nel padiglione Panini e in questo padiglione di Mangaio, che cosa c'era non si sa, perché insomma la fila si convogliava in tutte le stradine secondarie di Lucca, almeno 6 km di fila, quindi abbiamo desistito da entrare lì dentro. Ovviamente poi ognuno vive Lucca nel suo modo, non la possiamo vivere tutti nella stessa maniera, perché ovviamente ci sono eventi che interessano ad alcuni, anche settori dell'intrattenimento che non riesci comunque a vedere in 5 giorni, a fare ogni cosa, gli eventi si sovrappongono e quindi devi per forza fare delle scelte e programmare le tue giornate. Noi siamo stati 3 giorni quest'anno e le abbiamo ottimizzate alla fine abbastanza bene. Tra questi eventi siamo stati a quello di Paco Roca, che è tornato a Lucca per i 15 anni di Rughe, nella chiesa di San Giovanni era. Poi abbiamo visto le mostre, forse erano più belle quelle dell'anno scorso, però così per scelta, cioè per gusto personale. Sì, vabbè, erano tutti autori che seguivamo l'anno scorso. Però comunque quest'anno c'era Chris Riddle, che io non conoscevo. Nemmeno io. E tra l'altro abbiamo beccato anche il martedì, che era il giorno in cui c'era lui proprio che accompagnava attraverso la sua mostra, sì, e spiegava un po' tutte insomma le fasi dell'illustrazione. Ed è stato un caso fortunato e interessante. E poi Ted Nasmith, che è l'illustratore del fantasy. E poi anche l'illustratore della locandina, insomma, del poster locandina, forse, dell'edizione di quest'anno. Quindi conoscete tutti, anche se magari non conoscete il nome. Interessante è stato il 31 sera l'incontro a teatro con il riadattamento in forma teatrale di Celestia di Emanuele Fior, che io ho letto e in effetti mi aspettavo che si sarebbe prestato bene a una rappresentazione teatrale. Anche con Fior, quando era al firmacopie per i Pericon, gliel'ho detto, insomma, se ne è parlato quei 5 secondi in tempo in cui riesci un po' a dialogare con gli autori. Poi siamo andati a Villa Bottini a vedere questa ambientazione creata sul mondo di The Witcher, con una mostra molto interessante, insomma, su facciamo vedere anche i combattimenti, no? Come erano stati, diciamo, poi non so usare il linguaggio tecnico, però come erano, sui video delle persone che combattevano per poi riportarli nel gioco. E molto interessante, c'era poi un accampamento in stile con Fabbro, l'alchimista, insomma, comunque interessante. Non siamo andati purtroppo il giorno che c'era il raduno di tutti i cosplayer, che non è cosplayer. Yes. Bravo, mi ricordo, Ezio. Che lì forse sarebbe stato ancora più ganzo nell'accampamento con tutta la gente vestita, però comunque era una simpatica mezz'ora, insomma, ci potevi passare lì dentro. C'era anche una parte di Cyberpunk, ma io non l'ho giocato e quindi non lo so. Ma passiamo alla parte più densa, cioè quella degli acquisti. E partiamo dalla casa editrice che ci accompagna ormai da quando eravamo infanti, cioè la Bonelli. La Bonelli che presentava uno dei fumetti, secondo me, più interessanti per quelli presentati a Lucca, cioè Eternity di Villotta e Gerasi, ormai premiata ditta Villotta e Gerasi, dopo il volume 4 del Pianeta dei Mostri, insomma, arriva con questo cartonatino. Non so quanti numeri saranno,
non ci sono novità, non ci sono notizie, non so quando uscirà quello dopo, non ci sono notizie, però insomma, Bilotta si compra a occhi chiusissimi, e Gerard insomma è uno dei miei disegnatori preferiti, quindi praticamente ci ho fatto il scafandello l'ultimo giorno, ma ho detto, ma Simone? Cosa positiva, come questo, come altri, è che le firme erano all'oratorio San Giuseppe, che era un posto molto più tranquillo. Sì, rispetto al padiglione Bonelli. Sì, il padiglione Bonelli ti mettono subito ansia, se fai qualcosa che non va bene, subito ti puntano il dito. Quindi, invece di là, tutto più buio, sì, tranquillo, rilassato. Poi, visto che Gerasi c'era più o meno tutti i giorni, alla fine, ne abbiamo approfittato, quindi abbiamo fatto anche il Pianeta dei Morti, la quarta uscita al cartonato, che è uscito ora proprio l'ultimo mese, in cui lui è il disegnatore, quindi scaccia anche su questo, l'abbiamo portato da casa. E poi c'era anche... Sì, il terzo giorno è uscito. No, la martedì sono andato perché regalavano una stampa limitata, numerata, io ho la 38 di 180, sì, male, beh, non si capisce meglio se è 38. Sì, 38. 38. Di questa stampa bellina, appunto, di Gerasi, su Dylan Dog, che però non è il Dylan Dog del Pianeta dei Morti, che è un Dylan Dog giovine e pieno di energie. Nel mentre la faccio vedere ora così a un passant, perché mi hanno dato anche questa stampa di carta 11. Perché erano bravi? Perché sono stati simpatici. Che tra l'altro è molto carina, eh? Sempre Bonelli, ne ho approfittato per recuperare le favole degli dei di Paolo Barbieri. Avevate forse visto un video acquisti vecchio, sì. L'Inferno. Questo è il suo secondo, diciamo, volume che pubblica di questa collana. C'è un piccolo sketch, ma chiaramente non rende quanto rendono i disegni, sì, al suo interno, che sono veramente incredibili. Paolo Barbieri, tra l'altro, era l'autore della locandina invece dell'anno scorso, di Luca, sì, Comics. Secondo me questo è ancora più bello dell'Inferno, a livello di illustrazione, insomma. Sì, io personalmente preferisco, diciamo, l'ambientazione, insomma, la mitologia greca all'Inferno, quindi ho recuperato questo. Poi il prossimo anno magari recupereremo anche l'Inferno. Ultimo volume a Bonelli, Simulacri, nuova miniserie di 4 numeri, tra l'altro a cadenza trimestrale, non so se, perché non credo sia uscita questa notizia, ma io ho le mie fonti, durante la prima copia le ho chiesto. E mi hanno detto 4 numeri trimestrale, quindi il quarto numero uscirà esattamente a Luca Comics del prossimo anno. E questa è stata la mia più grande esperienza, questo non ve lo possiamo praticamente far vedere perché bannano. L'ho recuperato perché ho letto da poco Fucking Zafra di Macaione, che è uno dei disegnatori di questa storia, e sembra molto interessante, insomma, ambientata all'Elba fra l'altro, quindi a un passo, a un tuffo, bravo, da noi, da tutto da noi, sì, sì. Niente, questo è stato forse il filmacopio più interessante, perché era martedì, quindi l'ultimo giorno, ora di pranzo, non c'era nessuno, quindi ho potuto parlare tranquillamente con i tre autori che erano lì presenti, che erano Macaione, Biondi e Martinus, cioè i due disegnatori e il colorista, quindi è stato molto piacevole, c'è stato una ventina di minuti, penso che mi abbiano odiato profondamente. Ma procediamo lesti perché la roba è tanta, sennò che si va per lunghe. House of the Slaughter di James Tynion IV e Werther Delvedera, e ovviamente tutti i vari coloristi, che erano quest'anno a Lucca per edizioni BD a promuovere questo spin-off di Something is Killing the Children, serie che io non ho letto, quindi ho preso questo perché il numero uno della serie era esaurito il primo giorno di fiera. E quindi io, essendo appassionato del genere thriller horror, visto che comunque è una serie che sembra andare molto in questo periodo, e così intanto mi sono preso questo, poi magari recupererò anche la serie originale. James Tynion penso sia un po' l'autore
del momento, anche in America sta producendo tante cose molto seguite, e quindi spero che anche questo sia un volume soddisfacente. Sempre per edizioni BD, ho recuperato, li troviamo solo quando sono morti, e di Al Ewing, non so se si dica così, però insomma a me interessano principalmente i disegni di Simone Di Meo, che era presente alla fiera, quindi ne ho approfittato, come ne ho approfittato per il numero 1, una serie che ha avuto un sacco di successo. Mi ha detto che dovrebbe uscire il numero 3 a breve, che sarà l'ultimo di questa simpatica serie. Poi si dedicherà a Batman. Tra l'altro, piccola postilla, quest'anno a Luca abbiamo acquistato solo cose che poi siamo riusciti a farci sketchare, fotografare. Anche perché, secondo me, non ha senso comprare il nuovo in fiera dove non c'è il minimo sconto, a meno che non ci sia la super edizione variant, sì, esclusiva in uscita, che comunque da prendere solo se proprio, sì, se proprio cioè, per esempio Metamorphosis, Bevilacqua, la variant di Zero Calcare era un po' bruttina secondo me. Eccoci. Quindi, 50.000 disiscrizione, non meritava di più edizione regular. Vi dicevo che siamo stati all'evento con Paco Roca, che quest'anno ha vinto anche premio autore dell'anno, e avevo già letto Rughe, ho il biglio di Paco Roca, e quest'anno mi sono preso Memoria di un uomo in pigiama, di cui poi ha parlato anche un po' in questa conferenza, che è un'opera un po' più umoristica dell'autore, e quindi ero interessato a leggere anche qualcosa su questo fronte di Paco Roca. Sempre per Paco Roca, ma non fosse proprio umoristico, ho recuperato Rughe nella sua edizione speciale dei 15 anni, c'erano anche tutti questi simpatici post, che vi faccio vedere così velocemente, tac, fatto, e che praticamente è la copertina, insomma, però insomma quando regalano le cose non siamo sempre molto contenti. Rughe, che è il suo, penso, graphic novel di punta, e io non l'avevo ancora recuperato, quindi ho approfittato della sua presenza lì per recuperarlo. Per Feltrinelli Comics è uscito l'ultimo volume di Don Zauker, In nomine Zauker, anche qui erano presenti Pagani e Caluri, e quindi sono passato per uno sketch veloce. Penti, strunzolo. E come dice qua, la storia definitiva di Don Zauker, quindi con questo si chiude un po' il cerchio e trova pace, diciamo, questo personaggio. Se volete farvi due risate, recuperatevela, perché se non avete mai letto Don Zauker, insomma, una serie umoristica unica nel suo genere che merita sicuramente l'acquisto. Un abbraccio al Paco. E per continuare su Feltrinelli Comics, ho recuperato Blu Tramonto di Leo Ortolani, perché era presente l'autore, era riuscito a prenotare il firmacopie, quindi non volevo farmi firmare uno spillatino di Ratman gigante, quindi ho deciso di recuperare questo, che è il secondo volume per Feltrinelli Comics. Non credo che siano collegati col primo, mi piaceva di più questo perché c'è Nicolas Cage, e quindi quindi ho deciso, insomma, di optare per questo volume, uno degli autori più importanti del fumetto italiano, per non dire europeo, per non dire, no, basta, insomma, forse mondiale un po' troppo. Comunque, sempre piacevole riuscire a vedere dal vivo queste creature mistiche tipo Ortolani. Esatto. Perché. A proposito di creature mistiche, Gipi, appunto, che lui era al firmacopie, questa volta torna a scrivere, non, cioè ovviamente ci sarà dell'autobiografico qua dentro, ma è in questa salsa comica umoristica con Barbarone sul pianeta delle scimmie erotomani, che già da qui, insomma, si vede pozza di piscio, tutto disegnato a mano, insomma, si vede che sarà qualcosa dove si ride. Tra l'altro io di Gipi non ho ancora letto niente, praticamente, io l'ho detto, l'ho fatto, guarda, sinceramente è la prima cosa che leggo tua, solo letto per ora interviste, articoli, l'ho fatto, meglio così. E quindi sono contento, se me lo dice Gipi, va bene. Continuiamo e concludiamo, diciamo, le creature mistiche con il nuovo graphic novel di Zero Calcare. Ritorna quindi nel Kurdistan con questo nuovo volume che non ho ancora letto, chiaramente l'ho recuperato ieri, quindi però sale
subito in vetta delle cose da leggere velocemente, anche qui sono riuscito a farmelo schiacciare, naturalmente basta, non devo cercare perché è più l'ansia un patemo, sì, di riuscire a recuperare qualcosa schiacciato che la gioia nel farselo schiacciare, secondo me. Quindi basta, ci sono due. Per rimanere sempre nell'ambito del giornalismo a fumetti, da Oblomov ho preso Quaderni Ucraini, il secondo volume uscito quest'anno di Igort, diario di un'invasione, in cui racconta appunto i primi momenti dell'invasione dell'Ucraina. E anche di Igort non ho mai letto niente, e quindi vado un po' a, insomma, mi ci getto così al buio, e però insomma è un qualcosa che mi interessava acquistare, leggere, e quindi l'ho preso. Poi anche qui uguale, cioè, ho fatto un piccolo sketch che fa sempre piacere. Se poi vedrò che la lettura è interessante, magari recupererò a ritroso anche il numero 1 di Quaderni Ucraini, e che sono Le radici del conflitto, e anche Quaderni Russi, cioè, che fa parte di questa trilogia. E tra l'altro neanche in un cofanetto, se vi interessa. Quest'anno è uscito in questo cofanetto, racchiude tutti e tre questi volumi. Ora c'è la moda dei cofanetti, cioè per qualsiasi cosa. Appena c'è più di un volume di una serie, esatto, a cofanetto. Sempre per Oblomov, dopo aver recuperato Monogatari, abbiamo recuperato anche Yokai di Elisa Menini, autrice bellissima, bellissima, simpaticissima. No, simpaticissima non ci ho mai parlato perché mi lascio lì e torno a riprenderlo dopo. E comunque, insomma, il tratto è veramente molto caratteristico, che affonda le sue radici nella pittura giapponese, non nella pittura moderna, ma nella pittura antica, quella di Okusai o di altri autori di quel periodo. Insomma, molto interessante, si recupera sempre volentieri un albo così. Anche questo c'è il cofanetto, 3 minuti. Nel Padiglione Games siamo passati dallo stand di Future Fiction, dal nostro amico Gabriele Di Tossi, che ci ha dedicato La nave verde. Future Fiction, da quello che ho capito, pubblica tutta una serie di racconti sulla una linea fantascientifica, e qui Gabriele ci descrive, inserendoci nel contesto dell'immigrazione, una storia in cui gli immigrati vengono recuperati in mare da questa nave verde e portati in un luogo che ancora non conosciamo. E tra l'altro qui in questa sinossi dietro al volume dice storia che solleva importanti questioni su come superare la rigidità dei confini tradizionali tra paesi e permettere alle persone di vivere una vita migliore. Quindi sicuramente ci saranno anche importanti spunti di riflessione all'interno di questo volume, appunto La nave verde di Gabriele Bitossi, disegni di Pietro De Palma. Torniamo nel Padiglione Napoleone, stand Coconino, nuova uscita per Manuele Fior, I Pericon, storia ambientata in una Berlino del passato, gli anni mi sembra 70 tipo, e che ha però a che fare anche con la scoperta della tomba di Tutankhamon, che quest'anno vede il suo centenario dalla scoperta. Quindi appena ho visto Egitto, Tutankhamon, ho detto presto, buttiamoci dentro subito. Questo è la seconda opera che prendo di Manuele Fior, perché la prima è stata Celestia, che ho letto un annetto fa circa. Sicuramente sarà una delle cose che leggerò per prime fra tutti gli acquisti di Luca Comics. Rimaniamo con Fior, ma cambiamo casa editrice, andiamo a Oblomov. Ho recuperato l'integrale di Celestia e abbiamo già parlato della estravaganza che abbiamo avuto al teatro. Insomma, io ancora non avevo letto il fumetto, quindi ora faccio decantare un po' questa visione al teatro e poi mi immergerò nella lettura di questo volume. E ho grandi aspettative, perché l'opera a teatro mi è piaciuta molto, quindi non posso che non avere grandi aspettative per, diciamo, l'opera nel suo formato originale. Un abbraccio a Oblomov, che per fare il film è sempre la migliore. Incredibile, le lasci, ripassi dopo. Non capisco, non devi, perché non lo fa. Non devi stare ore in fila. Tra l'altro penso che sia meglio anche per gli autori, perché non possono andare, che ne so, a prendersi un caffè senza dover stare lì
fai questo cazzo di disegno, strozzo. Così, insomma, quindi, che è più o meno quello che succede in Zero Mercato. Però, è così, quindi va bene. Allo stand Star Comics, dove per fortuna c'era una fila solo per l'area firme, perché sennò sarebbe stato impossibile accedere, ho preso Iconoclasta di Paolo Martinello, che usciva quest'anno per Lucca Comics. Paolo Martinello io l'ho conosciuto su Dylan Dog e Pianeta dei Morti, e quando ho visto quei disegni ho detto... Incroyable! Proprio così. Quando ho visto che usciva qualcosa di suo quest'anno ho detto ci vado subito, perché disegni incredibili. Qui è come autore unico Iconoclasta, si chiama l'opera, e parla di un... come dice qui, un attentato di iconoclastia, ovvero un attentato alle immagini, diciamo, in una chiesa, alle opere, in cui questo sagrestano dovrà indagare per scoprire il colpevole. E questi sono un po' i disegni che troviamo all'interno. Tra l'altro Paolo Martinello, persona squisita, insomma, quando poi capita di poter parlare con autori dove non ci sono magari file chilometriche per fare sketch e che quindi la gente dietro non ti guarda male, riesci anche a dialogarci un po' di più e a scoprire magari anche qualcosa sul loro stile, sul loro pensiero. Ti fa sempre piacere. All'inizio abbiamo parlato di variant esclusive di Lucca Comics. Quest'anno non ho comprato niente di variant esclusiva, però come da tradizione prendo sempre una piccola variant di The Walking Dead, l'edizione a colori, e di solito a Lucca Comics esce il numero successivo, diciamo, in anticipo con la variant. Questo anno non è successo, quindi ho recuperato l'ultimo numero, che tra l'altro per fortuna non avevo ancora comprato, quindi diciamo che non ho due copie del 20, ho recuperato questa variant, che è bellina, però è più, diciamo, un ricordo di Lucca Comics di quest'anno. Sono stato anche allo stand di Becco Giallo quest'anno, di cui non ho così a mente assolutamente nulla, e per ora mi è presa un po' questa vena del giornalismo a fumetti, che è quella più là. E quindi sono preso Mezzi e Gern, Il grande male, di Paolo Cossi, che parla di questo argomento che ovviamente noi, cioè, non viene mai trattato, a scuola non se ne parla, insomma sono cose che non vengono indagate, ovvero lo sterminio, il massacro del popolo armeno da parte dell'Impero Ottomano durante gli anni della Prima Guerra Mondiale. E sempre a Becco Giallo, sempre al firmacopio, c'era Tafua Ben Mohamed, che ha pubblicato Crescere in Mozambico. Anche di lei ci sono visto altre opere precedenti, questa è l'ultima, ora io ho preso questa, e praticamente lei è stata con questa organizzazione umanitaria WeWorld 15 giorni nell'Africa orientale, quindi in Mozambico, e qui ci descrive un po' quella che è stata la sua esperienza, e anche questo è un modo per capire, insomma, altre realtà così lontane da noi e darci ovviamente un piccolo assaggio, perché non è che possiamo comprendere tutto quel mondo con un libro. Però sicuramente anche la forma, appunto, come abbiamo già detto, del graphic journalism, secondo me aiuta già di più, perché l'autore, con l'ausilio delle immagini, descrive meglio ciò che vede e arriva subito qua un'immagine rispetto a solamente il testo. Unico acquisto che abbiamo fatto, lui non ha comprato niente, io l'unico acquisto che ho fatto all'usato, che è ritornato finalmente a Lucca Comics, anche se poi non l'abbiamo sfruttato, insomma, fa sempre piacere un po' frugare, se prendere il Covid con i libri dove tutti frugano, e ho recuperato Golem di Lawrence, e non l'avevo, l'ho recuperato a un prezzo incredibile di 5 euro, il prezzo di copertina era 25, insomma, tra l'altro in condizioni impeccabili, e niente, insomma, questo è stato l'unico recupero sull'usato che abbiamo fatto. In realtà mancano gli ultimi due, ovvero Daniel Coelho, Le buone maniere, anche lui
non l'ho mai letto, non è niente di suo, però mi interessava, insomma, un po', ho letto, questo è l'ultimo volume, dovrebbe essere uscito per lui, una storia sul prezzo inevitabile delle scelte, c'è scritto qua dietro. Tra l'altro sono stato molto fortunato perché l'ho preso in un momento in cui eravamo davvero in tre a fare la coda per uno sketch, invece il giorno dopo la coda equiparava quella di Zero Calcare, forse era di più, anche se quella l'avevamo prenotata, comunque ce l'ho fatta ad incontrare Daniel Queglio e a farci due chiacchiere. Ha già pubblicato per Bao, Residenza Arcadia e Mercedes. Se la scoperta anche di questo autore dovesse rivelarsi illuminante, esatto, perché no, ci potrebbe scattare anche un recupero delle opere precedenti. Chiudiamo con una novità assoluta in termini di editore, ovvero Leviathan Labs, che sono scoperto proprio di Grosseto, con la sede ancora più vicina, diciamo, a dove abito io. E ho preso questo Silk Cotton di Colleen Douglas, e c'era anche Lorenzo Palombo, che è il colorista di questo volume lì allo stand, che è una storia, diciamo, che mescola un po' queste, diciamo, le credenze popolari sudamericane con un po' di fantasy. Aprite i vostri orizzonti con questa storia che abbandona le gabbie della narrazione a cui siamo abituati, immergetevi in un mondo completamente nuovo per i lettori europei e che sta ispirando una nuova generazione di creativi caraibici. Tra l'altro, questo era l'ultimo numero rimasto quando sono passato, infatti grande botta di culo, si dice, e l'editore faceva il 20% di sconto su tutti i volumi in fiera, poi c'erano anche altre offerte che faceva, ora io ho preso un volume solo, ma se ne prendevate più di uno, tipo c'erano sconti ancora maggiori o volumi in regalo, e mi hanno dato anche questo albetto omaggio del valore di 3 euro, che è il primo di una serie, uno spillatino, sempre di Leviathan Labs, intitolato Cardinal Dagon. E comunque scoperta interessante, sicuramente terrò d'occhio questo editore. Quindi sicuramente edizione super positiva per noi, almeno, di Lucca Comics. 3 giorni non li avevamo mai fatti e non li faremo mai, no, scherzo. Sono stati impegnativi davvero, in realtà, anche per, soprattutto il giorno centrale eravamo a teatro e siamo arrivati a casa molto tardi per ripartire quella mattina dopo. Abbiamo fatto un sacco di chilometri. Non siamo stati molto nello stand Panini e questo ha giovato forse anche ai nostri spiriti. Sì, sì. L'abbiamo solo visto passando. Sì. Perché se no sarebbero stati ovviamente, insomma, un motivo sempre di rabbia, frustrazione, violenza domestica, violenza contro gli animali, violenza contro tutto. Se ci siete stati, fateci sapere come l'avete vissuto voi, dove siete stati. Come vi ho detto, ognuno vive la sua Lucca in modo diverso. E queste sono state le nostre esperienze, fateci sapere le vostre sopra i commenti. Esatto, fateci sapere se ci tornerete il prossimo anno, se tornerete a collezionando, a quali fiere partecipate in genere, dateci consigli se c'è qualcosa anche fuori dalla Toscana che merita. Diteci cosa mangiate la mattina a colazione. Tutto, vogliamo sapere tutto di voi. Quindi, per questo video non breve, è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Voi come sempre dovete iscrivervi al canale, mettere mi piace, condividere il video, commentare e fare i bravi. Ciao ciao!